È successo! Come la vedete l'idea di costruire non uno, non due, ma ben tre tunnel sottomarini per collegare la Sardegna al resto d'Italia? Questa è la proposta emersa su Milano Città Stato, un magazine di informazione con casa a Milano. Piccola correzione, ora che sto montando questo video ho notato che questa stessa notizia è stata ripresa da tantissime testate, alcune delle quali anche sarde, regionali, che prendendo spunto dal ponte sullo stretto di Messina pubblica un'analisi sui vantaggi di un migliore e maggior collegamento tra l'isola e il resto del paese, definendola come una delle aree più ambite del turismo a livello mondiale e una delle regioni con il potenziale socio-economico più inespresso. Sicché propone tre tunnel sottomarini. Il primo Olbia-Milano, che non so come, perché ok Olbia, ma Milano non sta in acqua. Il secondo Olbia-Firenze, e mi vedo costretto a sottolineare anche qui che nemmeno Firenze sta in acqua. E infatti non è così, il problema è che questo articolo è spiegato male, e Olbia-Milano e Olbia-Firenze sono soltanto due dei percorsi che sarebbero fattibili attraverso la costruzione dei tre tunnel sottomarini. E il terzo invece è un sistema di altri tre tunnel sottomarini. Ve lo leggo perché non me lo ricorderò mai in vita mia. Piombino Elba, Elba Bastia e Bonifacio Santa Teresa di Gallura. Questi effettivamente stanno più o meno tutti sul mare. Comunque, una rivoluzione del mondo dei trasporti che, al pari dell'Eurotunnel, il tunnel sottomarino che collega la Francia alla Gran Bretagna, permetterebbe di raggiungere Firenze da Olbia in 4 ore e Milano in 6 ore, senza mai mettere un piede in acqua. Cosa che ci tengo a precisarlo, gli aerei non sono ancora in grado di fare. L'idea, a detta di un suo creatore, ricalca un progetto preesistente, ovvero il nuovo progetto del nuovo tracciato della nuova distribuzione elettrica nazionale di proprietà di Terna S.p.A., che collegherebbe attraverso dei cavi elettrici sottomarini Sardegna, Corsica e Toscana. E leggendo questo testo mi sono venute in mente due cose. La prima è ChatGPT, mentre la seconda è il tunnel sottomarino di Silvio Berlusconi. Conoscete? Inizialmente era una sorta di leggenda, roba da salotti TV e da briscola al bar, dove si raccontava di questo sottopassaggio segreto, riservato, che collegava Villa Certosa, la sua villa di Porto Rotondo, direttamente col mare. Tipo il super boss malvagio dei film, avete presente? Stessa cosa. Una roba a cui in pochi al tempo credevano realmente, Fino a quando nel 2011 Antonello Zappadu riesce a documentare questo fantomatico tunnel con queste fotografie, dove si vede una sorta di piscina che sembrerebbe scavata nella roccia, con tanto di giochi di luce, passerelle fashion e mosaici, con addirittura la figura di Poseidone sul fondale. C'è da dire che, a detta dell'ex premier, già nel 2004 era stato realizzato questo tunnel per salvaguardarlo da eventuali attentati, e la sua realizzazione venne chiesta niente di meno che dai servizi segreti italiani. Com'è che queste cose succedono sempre solo agli altri? Cioè, perché a me lo Stato chiede solo soldi? Comunque, Antonello Zappadu presentò un esposto di denuncia alla procura di Tempio Pausania, ipotizzando abusi edilizi per circa 3.000 metri cubi. Procedimento che era già stato aperto nel 2004 e poi chiuso nel 2008. Per, credo si dica, insussistenza dei fatti, nel senso che una parte dei lavori era stata sì autorizzata, l'altra parte invece, quella non autorizzata, non a norma, era stata condonata. Quindi non c'era nessun abuso contestabile. Ah, tra l'altro, sapevate che Villa Certosa è in vendita? C'è l'articolo su Idealista, purtroppo solo l'articolo, non l'annuncio, magari l'annuncio, trattativa privata, però pare che il prezzo si aggiri all'incirca sui 500 milioni di euro. Del resto è una villa storica e, nel bene e nel male, lì si è fatta buona parte dell'Italia che conosciamo. Ah già, e se sei arrivato a questo punto del video ti sarai accorto che è totalmente privo di contenuti. È una cozzaglia di informazioni buttate a casaccio con un tono ironico e ingiustificato che non porta a niente, non porta a nessun concetto, vuoto. È una fottutissima Caesar salad. Ecco, questo è il mio modo per criticare il sistema automatico di segnalazione della piattaforma. Ma è possibile che per ogni video che carico deve arrivarmi un alert di incitamento alla violenza? Ma volete che faccia questa roba qua? Che volete che faccia la prossima volta? Mi vesto da Lucilla e faccio una canzoncina sul fascismo? Arriva Lucilla! Vincere! E vinceremo!